Si è svolta tra le Dolomiti l'esercitazione Vallonna 2020 condotta dalle truppe alpine per verificare il livello tecnico alpinistico raggiunto dalle penne nere dell'esercito, presente il ministro della Difesa Guerini. Louis Aurelier, alpino della sezione valdostana, vive da 86 anni nel piccolo paesino di Reims Notre-Dame. Lì, al confine con la Francia, il suo senso di appartenenza alla patria ha radici profonde. Maltempo e restrizioni anti-Covid non fermano il ricordo sul Monte Pasubio, una cerimonia intima e sentita, con il pensiero rivolto a coloro che nella Prima Guerra Mondiale lì si immolarono per la patria. Ritrovato dopo 100 anni, un rifugio austriaco sul Monte Scorluzzo nel Parco dello Stelvio, in corso i lavori di recupero, il manufatto storico rivivrà nel Museo della Guerra di Bormio. È alpino il cuore che batte nel cuore delle Dolomiti in Alta Badia durante l'esercitazione Vallonna 2020. Presenti più di 200 allievi provenienti dalle varie regioni d'Italia, appartenenti al centro addestramento alpino, alle brigate alpine Iulia e Taurinense e al reparto comando e supporti tattici Tridentina. Abbiamo testato la validità dei nostri insegnamenti al corso roccia della brigata alpina Iulia e della brigata alpina Taurinense e contemporaneamente abbiamo avuto l'opportunità di vedere i nostri atleti, quelli della sezione di alta montagna, fare delle cose che soltanto loro possono fare. Gente estremamente qualificata, bravissimi e sono l'esempio per tutti noi, l'esempio per tutti gli alpini. Nel solco di una consolidata collaborazione in campo alpinistico, all'esercitazione hanno preso parte cordate di altre forze armate e corpi armati dello Stato che possiedono elevate professionalità. In particolare hanno partecipato l'Aeronautica Militare, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, il Centro Addestramento Alpino di Moena, a cui si è aggiunta anche una squadra del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Alta Badia. A ribadire quanto le truppe alpine siano ideali per rispondere alle sfide che il contesto internazionale di oggi richiede è stato il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina. Alpini in armi, molti dei quali soci dell'ANA rappresentati nell'occasione dai massimi vertici, dal presidente Favero e dal vicepresidente vicario Alfonsino Ercole. Sono, possiamo dire, in modo particolare il nostro serbatoio. Sono i nostri giovani che stiamo vedendo qui oggi veramente impegnati su quello che è l'ambiente veramente tipico nostro, la montagna. La montagna che ha le sue difficoltà, perché però nello stesso tempo è quella capace di unire, di fare quel concetto di cordata e di condivisione che sono, direi, gli elementi tipici degli alpini e dell'Associazione Nazionale Alpini. A ricordare che proprio quelle cime dolomitiche furono teatro di aspri combattimenti durante la Grande Guerra è stato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Sono montagne che hanno visto geste eroiche, sono montagne che hanno visto grandi imprese da parte delle nostre truppe, in particolare delle nostre truppe alpine. Un ricordo che si rinnova nell'impegno che le truppe alpine realizzano quotidianamente con grande capacità, con grande attività, con un addestramento che non ha eguali, un addestramento che si realizza qui in montagna, ma che è fondamentale poi per svolgere efficacemente l'attività all'interno dei livelli e delle dimensioni operative. Le nostre truppe alpine sono un punto di eccellenza delle nostre forze armate e essere qui oggi con loro significa riconoscerne questa qualità, questa eccellenza. Vedere ciò che realizzano dal punto di vista dell'attività addestrativa e ringraziarli per quello che fanno nell'attività operativa. Al termine dell'esercitazione il ministro Guerini ha consegnato presso il villaggio alpino Tempesti la croce d'argento al merito dell'esercito al generale di brigata Matteo Giacomo Spreafico per la sua azione di comando nella missione di addestramento dell'Unione Europea in Somalia e la croce di bronzo al merito dell'esercito al caporal maggiore scelto Matteo Toia per essere riuscito, sebbene ferito al collo, a contribuire all'arresto dell'aggressore durante l'operazione Strade Sicure a Milano.
l'alpino Louis Aurelier, classe 1934, ancor prima che Valdostano si definisce un italiano. A Reims Notre Dame, piccolo paese di una settantina d'anime, deve il suo senso di appartenenza alla montagna, alla naia, quello alla patria. Ho servito l'Italia per 18 mesi con 114 lire alla giornata e questo ne sono orgoglioso, non ho potuto dare altro. Spiace per quelli che hanno lasciato la loro pelle in guerra, questo. Noi non eravamo in guerra, però l'Italia è Italia. Lì a quota 1725 metri, dove ancora oggi vive, i lavori sono pochi, solo per chi non ha voglia di fare. Lui la schiena l'ha piegata in fretta, o meglio caricata, a soli 13 anni, 15 ore di cammino per un contrabbando di sale e pelli conciate. Al primo viaggio avevo un paio di sci, non so dove li ha raccolti papà, uno più largo, uno più stretto, uno più lungo, l'altro più corto. E così il secondo viaggio già 18 kg, il terzo viaggio mi pare 21-22 kg, 22.000 lire, ma cosa? Nel 48 erano soldoni. Giovane e robusto, Luis ha usato la sua forza, prima per aiutare gli altri, punito per aver portato gli zaini dei commilitoni, ma ha dovuto anche imparare a combattere per non subire prima di tutto gli atti di nonnismo, come quella sera in cui al buio, al ritorno dalla scuderia, si sentì puntare qualcosa alla schiena. Mi sento toccare qui la schiena, ma non l'ho visto, era buio, no? Col tacco, boom! Io non sapevo chi era l'aiutante di battaglia, lungo disteso per terra, scusi. Proprio durante la naia, Luis ha rischiato di finire a Gaeta, ma non era il carcere a spaventarlo, quanto piuttosto l'orizzonte piatto del mare. Il destino ha poi voluto che suo figlio viva in Liguria, ma la strada che conduce fin lì, dice, ha sempre un ritorno tra le sue montagne e gli animali che ha potuto conoscere da vicino grazie al lavoro di guardiaparco. Stambecchi, camosci, aquile, tassi, volpi ed il suo inseparabile cane che più di una volta gli ha salvato la vita. Ho seduto, ecco, come qua, su una roccetta, avevo il ghiacciaio che arrivava lì ai piedi, ma là, e sto cane lì vicino, e poi ho cominciato a tremare, dico porca miseria, fa ben freddo, era verso le 4 del mattino e poi non più, passa il freddo e te ne vai, sei già via. Si vede che sono cascato sulla neve, sul ghiaccio era. E quando mi sono svegliato, mi ha tirato via una ciocca, aveva un barbone, un affare da far paura. Mi ha tirato via, aveva ancora tutti i peli in bocca lui. E allora quello mi ha scosso, mi sono alzato e sono ricascato e non riuscivo più a respirare. E allora si è messo sopra e mi recava e mi ha salvato. Sulle sue mani, come i segni sulle corna degli stambecchi, disegnano gli anni passati. In ogni ruga c'è la sua vita che riesce a raccontare con malinconica serenità, ma è quando nominiamo il Covid che il suo tono cambia. Mi fa rabbia perché lì non si vede il nemico, se no lotterei ancora. Qui dov'è il nemico? Se no, se fosse per salvare questo, non sono più capace, ma sparare sarei ancora capace. L'ultima catasta di legna che la mamma preparò vicino a casa per l'inverno, Luis non l'ha mai bruciata, quasi a volerla in qualche modo rivedere lì con il suo vecchio grembiule e le calze di lana, perché la morte è difficile da accettare, sempre. Se mi lasciano tornare, verrò a dirglielo. Ma non torno, non sono mai tornati nessuno. Sulla strada del Monte Vasubio, bom, borom, bom, 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 borom. Si innalza dalla pianura veneta appena oltre Schio per degradare tra le prime case di Rovereto il Monte Vasubio. Già il 24 maggio del 1915 gli alpini del battaglione Vicenza vi salirono per occuparlo in modo da evitare che un eventuale sfondamento austriaco mettesse in crisi tutta la linea del fronte lungo il fiume Isonzo. Quello non fu che l'inizio di una sanguinosa guerra caratterizzata dall'utilizzo di mine e da imponenti lavori nelle retrovie, da scavi di gallerie e caverne. Poco meno di 100.000 soldati italiani e austro-ungarici si diedero battaglia. Più di 10.000 di loro vi morirono in combattimento per malattie, incidenti, valanghe. A tutti loro è andato il ricordo durante la tradizionale cerimonia organizzata dalla sezione Ana Vicenza,
la cui partecipazione a livello numerico quest'anno è stata necessariamente ridotta, ma non certo a livello emotivo. Penso che ciascuno di noi tornerà a casa con qualcosa nel cuore veramente forte e io spero che queste emozioni, questo nostro voler a tutti i costi portare avanti la memoria di questi uomini ci guidi nel nostro essere quotidiano. Il senso di appartenenza alla patria, aggiunto il presidente Cherubin, può sì oggi cambiare nella forma, ma non può essere dimenticato o addirittura snobbato. Loro l'hanno servita dando la loro vita. Noi possiamo servirla dando il nostro integrale e sincero appoggio e lavoro nella nostra quotidianità, anche in qualsiasi compito noi svolgiamo, che siamo amministratori, che siamo alpini, che siamo qualsiasi carica che noi svolgiamo, questo dobbiamo svolgerla nel nome loro, della loro memoria e nel nome degli italiani. Un aspetto su cui l'ANA da tempo insiste, soprattutto affinché i giovani possano esserne i protagonisti. Il punto sul quale noi, come Associazione Nazionale Alpini, e anche qui lo voglio ribadire con forza, non rinunceremo mai, proprio mai. Questa è una battaglia che noi faremo, magari saremo capiti poco, ma io credo che da lassù qualcuno ci capirà e qua giù qualcuno finalmente potrà capire fino in fondo cosa vuol dire essere capaci di trasmettere valori, essere capaci di poter fare questo per i nostri giovani, per il nostro futuro. Una piccola fessura sulla cima del Monte Scorluzzo a 3.094 metri di quota nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio non è sfuggita all'occhio attento di John Ceruti, direttore del Museo della Guerra Bianca in Adamello, quando nell'agosto del 2015 vi salì per raccogliere alcune immagini per un documentario storico. Ciò che il ghiaccio, sciogliendosi, stava riportando alla luce era un rifugio austriaco perfettamente conservato dalla guerra del 15-18, con ancora, posati sul tavolo, una cartolina ed alcune cartucce da fucile. Questo scavo ci ha portato a delle scoperte non tanto storiche, perché la storia della guerra è nota, quanto a delle storie umane, veramente, alla riscoperta di storie umane veramente importanti. Il rifugio verrà smontato pezzo per pezzo, ricostruito nel nuovo Museo della Guerra che sorgerà a Bormio, nella ex caserma Pedranzini, insieme ai circa 300 oggetti ritrovati al suo interno. Oltre alla ricostruzione fedele del sito, quindi di ciò che stiamo vedendo qui, e che purtroppo non si può conservare qui perché il deperimento, le muffe che in poco tempo andrebbero a degradare tutto questo manufatto, non permettono di conservare qui. Dobbiamo conservarlo in un luogo microclimaticamente adatto alla conservazione. La ricostruzione avverrà attraverso la multimedialità. Quindi stiamo effettuando rilievi con drone, stiamo effettuando misurazioni molto analitiche per ricostruire attraverso la multimedialità la cima dello Scorluzzo, le trasformazioni ambientali che negli ultimi 100 anni sono avvenute su queste montagne e su questi ghiacciai. Il museo sarà pronto nella sua esposizione nell'estate del 2022. Un ritrovamento eccezionale che sta coinvolgendo numerosi studiosi in una ricerca multidisciplinare la cui importanza è stata colta anche dalle istituzioni, prima fra tutte Regione Lombardia. La Regione Lombardia ha messo su questo progetto e sul museo una quantità di risorse decisamente rilevante rispetto a quelle che sono gli investimenti normali in cultura. Questa collaborazione col Museo di Temù ci porterà sicuramente a sviluppare una proposta museale sul territorio dell'Alta Valle di Pregio che speriamo poi di far crescere nell'insieme dell'offerta culturale sulla Grande Guerra in Lombardia, che sicuramente ha tanti valori da poter proporre assieme.